Benvenuti, cari amici, al Gran Gala del Calcio. Vanno in scena gli attori principali, 22 in campo, e noi siamo qui per ammirare la loro rappresentazione. Oggi una delle compagini sa che l'unico requisito necessario per andare avanti nel torneo è evitare la sconfitta. Tutto sommato si tratta di un compito fattibile. Forse è per questo che l'ottimismo che si respira è addirittura contagioso. Fra due ore sapremo come saranno andate le libere cose, intanto godiamoci la bella atmosfera di festa che ci accompagnerà nei primi minuti. Che spettacolo appassionante che ha riguardato il capitano. Già tutti in piedi nella fase successiva, i loro sguardi non tradiscono né ansia né batte cuore, soltanto una fredda concentrazione. Credo che sia più difficile mancare la qualificazione per raggiungerla, per come si sono messe le cose nel girone. È quasi inevitabile che il pensiero vada ai probabili avversari del turno successivo. Non devono cadere nella trappola e assentarsi dall'incontro di oggi. Formalità o meno, c'è sempre una partita da giocare. Pronto, la sfida può avere inizio. Con Dogbia. Rebic riconquista la palla. C'è Giroud. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Vinicius Junior riceve in posizione interessante. Lemar. De Paolo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Vuole la profondità. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica, devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Decide di sfruttare la fascia. De Paul trova il compagno. Morata! E il portiere è riuscito a saltare. Bel tiro, ma troppo centrale. Casemiro. Sta spingendo molto in avanti da subito. Salah. Vinicius Junior. Lungo passaggio in avanti. Se ne va. Fa sportellate con il suo marcatore. Non riesce a mantenere il possesso. Vinicius Junior. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Paolo prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Morata! Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Rebic fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce.
scodella in avanti. Tocco morbido. C'è il lancio, grande intuizione. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfuggita. Salah. Casemiro. Non è riuscito a fare nemmeno un tiro in porta finora. Passaggio intercettato. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Giroud si prepara in mezzo all'area. Per uno specialista dei colpi di testa come lui, questi calci d'angolo rappresentano sempre un'occasione da gol. Deviazione di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato. Sulla sinistra ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. C'è Giroud. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Con Dogbia è stata volata. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Casemiro. Si sta giocando da mezz'ora. Vinicius Junior. L'appoggio sulla fascia. Florenzi. Scatta verso il pallone. Salah! Fuori di poco, sfortunato. Esito sfortunato, ma ha spaventato un po' degli avversari. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordare... Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Da lì può seguire... Chance è un grande riflesso qui. Che classe, ottimo salvataggio. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Sceglie di battere colpo. Va di testa! Una buona iniziativa da passare. Colpo di via. Non è lungo, in attività. Casemiro, di forza. C'è la palla lunga, in avanti. Rebic. Senza problemi. La mette al centro. E l'estremo difensore si supera. Salva la sua porta. È sicuro di averla cazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Casemiro. Vinicius Junior. La conclusione, bella parata! Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. E con questa la palla. E il primo tempo finisce qui. I 20 del campo si dirigono verso il turno che portano gli spogliatori. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita.
accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio al momento è positivo. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. L'azione è già ripresa. Il Milan ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Casemiro, Florenzi, Vinicius Junior, prova Salah. Florenzi, ecco il cross. Allontana. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Gioca una palla lunga. Saul. Ottengono una rimessa laterale. Con Dogbia. José Jiménez. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. De Paul. Morata. De Paul. Lemar. Ottima giocata. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Prova a verticalizzare. Credo questo errore potrebbe essergli fatale. Giroud, prova Salah. Prova a tirare. E il pallone in rete. E arriva così il gol del vantaggio. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Sono davvero determinati, vogliono qualificarsi ad ogni costo. Lemar cerca spazio per la fondo. Sbattono ancora contro la difesa. Casemiro, Salah. Allarga il gioco. Scatta verso il pallone. L'Atletico Madrid ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Assolutamente. Griezmann. Ci mette. C'è fallo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile davanti alla sanzione. Cartellino giallo. Cerca la profondità, intercetta il passaggio, pericolo. Florenzi.
pallone lungo in verticale. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Lemar. Vinicius Junior. Di forza. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Correa. Giroud, opportunità di ripartire. Palla nello spazio, attenzione. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Casemiro. Salah. Vinicius Junior. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Correa. L'Atletico Madrid ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Salah. La gioca in profondità. Ecco il filtrato. Giroud. Beh, non è stato un gran tiro, da lui poteva fare decisamente meglio. Quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Hanno già riconquistato palla. Sulla destra. E passa! Occasione fallita questa, potevano pareggiare. Credo che abbia avuto troppa fretta, avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza. Certo, è facile dirlo da qui. Cinque giri di lancette al triplice fischio, pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. L'appoggio sulla fascia, pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Intervento chiaramente falloso, attenzione perché al momento, infatti c'è il secondo cartellino, ma che ingenuità, che ingenuità. Mettere un fallo del genere negli ultimi minuti di una partita che stai vincendo è quantomeno ingenuo. È l'ultima cosa che doveva fare. La barriera. Il fischio finale è vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione. Con Dogbia e con questa la palla. Ottimo Morata.
Non c'è più tempo, finisce qui. Fischio finale dell'arbitro che vale tantissimo. Vale la qualificazione per la fase eliminazione diretta del trofeo per club più prestigioso d'Europa. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno disputato un buon girone e ora possono giustamente festeggiare una qualificazione che si è fatta aspettare. Naturalmente adesso che inizia la parte più difficile del torneo, ma questa squadra può arrivare lontano, Fabio. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie e a presto, Fabio. Mama Rafiki Bakie ni muzuri Batoto yote yetu Bakie ni muzuri Baba mama Rafiki Bakie ni muzuri Tunapenda we Akisanti sana Tunapenda we Akisanti sana Aie ha mwana Inakwenda kwetu Pamoja na Mama Rafiki Bakie